La lezione azzurra. Sto diventando un mostro con questi affaretti che io non uso. Io dovete sapere che io ho, anzi la prossima sarà una meta conferenza contro l'uso del PowerPoint, perché il PowerPoint è, io lo uso raramente, quando parlo in pubblico non lo uso quasi mai, perché il PowerPoint porta, quello sì, altro che Twitter, che è la sintesi, porta qualche volta a una semplificazione eccessiva, a un pensiero troppo schematico da parte di chi parla, al pericoloso riciclo di cose che hai già fatto. Questa è stata fatta tutta per voi, come avete detto, poi me lo venderò in tutte le università del mondo, però è stato fatto per voi, io ho un debito con Cafoscari per Italiani Domani e per tutte le cose belle che viene, però, quindi il rischio è di chi parla e che il PowerPoint c'ha proprio, è l'invito al riciclo. Ma anche chi ascolta si concentra sul PowerPoint eccessivamente e con gli occhi e il cervello dedica troppo tempo a guardare, a leggere, a seguire, invece che di prestare attenzione a chi parla. Quindi in generale occhio al PowerPoint. Allora, come scrivere brevemente i consigli memorabili di ieri? Come scrivere brevemente i suggerimenti utili di oggi? SMS sintesi moderatamente sentimentale e prove pubbliche di autodisciplina, che è la parte che mi piace. Allora, io propongo di, ve lo leggo la prossima volta, per un motivo che potrei probabilmente, si dice, condire meglio e trovare qualche spiegazione letteraria. Sostanzialmente ho dimenticato a casa il libro di Flaiano, però dovevo solo leggere, lo leggo la prossima volta, perché Flaiano aveva scritto alcuni consigli di scrittura, quindi aveva preparato alcuni consigli di scrittura esilaranti, che mi sono un po' serviti. Flaiano, vi ho ricordato, ne abbiamo parlato l'altra volta, abbiamo già detto, che mi erano un po' serviti per preparare i miei consigli. Quindi quei 16 semplici suggerimenti per studenti stressati sono ispirati, liberamente ispirati. I primi a Montanelli, ed è che mi ha insegnato a scrivere, credo. E gli altri 8 a Ennio Flaiano. Quindi sono su, dichiaratamente, sono due ispirati. Però volevo leggervi l'originale, quello di Flaiano, non ce l'ho, però era un elenco che facciamo la prossima volta. Allora, quando si scrive, e questo siamo, abbiamo fatto, avete capito, ho usato un po' la mia biografia, quindi la scuola, il liceo classico, l'arrivo nel giornalismo, chi ci facevano leggere, non per fare l'ego trip, come si dice, del cinquantenne scrittore, giornalista, ma perché era un modo per introdurvi ad alcuni maestri di sintesi che vanno da Tacito, che è il nostro titolo, fino a Montanelli, a Lunganese, a Flaiano. Abbiamo fatto di scrittura americana, abbiamo visto qualche esempio, però oggi siamo al cuore, siamo a metà della terza lezione, quindi siamo nel centro geografico del nostro corso, quindi è giusto che essere qua in qualche modo dove... e quindi quando si scrive uno deve prendere delle direzioni, e quindi io ho organizzato i consigli in questo modo, sono 16 e li ho preparati su cartelli stradali, così almeno danno bene l'idea che uno deve prendere una strada e vi rimangono impressi. Allora, la prima cosa, avere qualcosa da dire vi sembrerà a qualcuno inevitabilmente sembrerà una banalità, non lo è. Avere qualcosa da dire è la cosa fondamentale quando si scrive, e voi non sapete quante persone, anche professionisti, anche giornalisti, anche pubblicitari, anche accademici, cominciano a scrivere qualcosa, una relazione, un rapporto, un articolo, senza sapere esattamente quello che vogliono dire. Questo è un punto cruciale. Io quando ho un libro in cui sono contenuti questi suggerimenti, che è del 2007, si chiama L'italiano, lezioni semiserie. Quel libro, così come Italiani Domani, è nato a Cafoscari, e la
pancia degli italiani, Berlusconi spiegato ai posteri, che era nato a Londra, alla London School of Economics, spesso l'università, diceva lei, mi piacciono anche perché sono un modo di obbligarsi a preparare, a pensare, quindi la cosa bella è, magari fanno il giro completo, tornano indietro, come stiamo parlando oggi di una cosa che era nata in Bocconi nel 2003, ho tenuto un corso, quindi 10 anni fa, di scrittura, quindi non narrativa, di 10 lezioni, e c'era tantissima gente, tanti ragazzi che studiavano, è lì che mi sono inventato questo, anzi questo ve lo dico dopo, perché riguardano dei consigli. Poi sono stato in alcune scuole superiori di Milano, che erano il Beccaria e il Berchet in particolare, 2 licei, e da quei incontri ho capito che forse i consigli che provavo a dare agli studenti del Bocconi e ai ragazzi della maturità devono essere utili per tutti, e poi li ho affinati e sistemati. Però quando ero con i ragazzi, soprattutto delle superiori, e parlavo del tema di maturità, questa era la prima cosa che dicevo. Ho detto: voi dovete impedirvi di cominciare a scrivere prima di sapere cosa dire. Ma è evidente, no, no, no. Perché guardate che il foglio bianco o lo schermo bianco mettono ansia. Magari un'ansia impercettibile, c'è tutta una letteratura sullo scrittore col rullo, col foglio bianco, che prova e fa le pallottoline, le butta, non c'entra il cestino, e c'ha il whisky, la sigaretta, e ecco, avete visto, esiste da quando si è bambini col tema in classe fino a quando si fa al fondo per il Corriere della Sera, l'ansia del foglio bianco esiste. Per superarla ci sono molte cose che si possono fare, poi ve ne dico una, secondo me funziona particolarmente bene. Però uno dei modi è di imporsi, dice, io anche se volessi scrivere, quindi non vuoi neanche cominciare, non lo faccio perché devo decidere cosa devo dire, devo organizzarmi. Ai ragazzi del penso fosse stato a Beccaria, ai ragazzi del liceo Beccaria, dove d'altro sono tornato qualche giorno fa, perché dopo anni che non tornavo, perché inauguravano un'aula multimediale, sono stato da loro, c'erano un sacco di ragazzi, i loro genitori, è stato molto bello. I ragazzi non se lo ricordavano più, perché quelli là sono usciti, sono già laureati. Però avevo inventato la regola del porco, che forse qualcuno di voi conosce già. Qualcuno sa cos'è la regola del porco? La regola del porco: non si butta via niente. No, questo vale per i giornalisti quando scrivono i libri, ma questo no. Bravo, lui ha studiato. Bravo. La regola del porco, e quando dicevo questa frase, ragazzi, ricordate la regola del porco, i professori mi guardavano malissimo. C'era sempre un paio di ragazze che fissavano intensamente un loro compagno di classe con aria di disprezzo, e gli dicevo: queste rimandatele a dopo, queste discussioni, oggi stiamo parlando di scrittura. Il porco è un acronimo ed è appunto, come ha detto, pensa, organizza, rigurgita, correggi e ometti, che sono veramente le regole chiave. La P di pensa è avere qualcosa da dire. La O di organizza è organizzati, magari ti fai degli appuntini a matita da qualche parte, ti metti uno, due, dove entro, come esco, i 2 o 3 passaggi in mezzo. Guardate che con questo schema, cioè come entro, come esco, i 2 o 3 passaggi in mezzo, è uno schema che può funzionare addirittura per un libro, figuriamoci per un testo più breve, quindi c'è già molto. Magari con il passaggio in mezzo può essere: io sostengo la tesi nell'apertura, la rinforzo nel secondo passaggio, poi prendo in considerazione le obiezioni, le discuto. E se voi guardate il De Orazione di Cicerone, che tra l'altro l'ha scritto a 19 anni, vi comunico, se voi prendete Cicerone o prendete i manuali di business writing americani, è la stessa cosa. Hanno tutti più o meno le stesse regole, quindi C, P, O organizza, R rigurgita, vuol dire butta fuori. Scrivere è un momento dionisiaco, siamo all'università, lo posso usare.
potevo dire anche vomita, però veniva poco, non sta. È un momento di creativo, ma in cui uno deve divertirsi in quello che fa. Ecco il consiglio per superare l'ansia del foglio bianco. Una volta che hai pensato, quindi non buttare la prima roba, ma una volta che hai fatto l'esercizio di pensare e organizzare, devi buttarti, devi scrivere veramente a quel punto la prima cosa che ti viene in mente. Non devi scrivere la cosa perfetta. Quasi sempre, ve lo dico per lunga esperienza, la prima cosa che avete scritto, il primo paragrafo è da buttare, ma il secondo sarà un attacco perfetto. Perché tutte le fisime, le menate, le anticipazioni, le mani avanti che mettete nel primo paragrafo, voi le eliminate e il secondo cominciate a dire quello che volete dire. Questo c'è proprio, il secondo paragrafo è la parte più sexy di un testo. Purtroppo alcuni non lo capiscono e lasciano un secondo, invece bisogna portarlo in alto. Ricordate, molto è utile. Quindi rigurgita. La C è correggi, la C di porco. Correggi vuol dire è il momento dionisiaco. Scusate, apollineo. Quindi razionale, controllato, dovete guardare, sistemare quello che avete fatto, aggiustare. E è piacevole anche questo. C'è chi è più portato per la parte dionisiaca di buttarsi, c'è chi alcuni di noi che hanno, che poi magari vanno a fare ingegneria, che saranno più portati per la parte apollinea, ma va benissimo, le due sono indispensabili. Cioè se uno non lo fa lo stesso. E poi ometti, e poi adesso vedrete che anche qui alcune delle cose che andiamo a dire andando avanti ci assomigliano, perché il secondo consiglio è dirlo. Voi direte, Severnini, che banalità. Invece no, voi non avete idea di quanta gente scrive, ha pensato quello che vuole scrivere, sa cosa vuole dire, si è organizzato e poi non lo dice. Non lo dice per pudore, non lo dice per timore, non lo dice per una sorta di timidezza intellettuale in qualche caso, di cui il professore, ad esempio, un docente universitario conosce il fenomeno molto bene. Ci sono dei ragazzi che nella discussione, non so se a te è accaduto Pia, nella discussione, nel seminario tutti insieme sono brillanti, anticonvenzionali e spiritosi, li fai scrivere, boom, diventano come la vecchia zia, dice ma cosa è successo, t'han drogato, è successo, no, perché non ha il coraggio di dirlo brevemente. Però è il cuore del nostro ragionamento, quindi non mi soffermo più, perché è su questo punto 3 ci abbiamo costruito un corso in 5 lezioni, quindi è evidente perché dirlo brevemente è meglio che dirlo lungamente. Non ridirlo, semmai rileggerlo. Guardate, si possono ridire le cose, ma allora deve dire come ho detto, oppure ripeto, tun tun tun. Non dare l'impressione che voi ripetete le cose senza saperlo. Se dovete torturare il lettore, fatelo in maniera scientifica, dite che lo state torturando ripetendogli la cosa, perché forse non l'ha capita. Qualche volta la ripetizione è utile, però deve essere evidente che voi state ripetendo. Ci sono anche le ripetizioni, cioè la ripetizione ben usata è una degli strumenti retorici più efficaci, e ci sono numerosi esempi naturalmente, però semmai rileggerlo, qua meriterebbe una lunga digressione che non faremo. Cosa vuol dire semmai rileggerlo? Vuol dire che mentre degli sms in cui arriveremo oggi, io sono molto tollerante, l'email secondo me rientra nella categoria lettere. Ne sono convintissimo, sono le lettere moderne. Con le email si possono trovare un lavoro o perderlo, trovare un fidanzato o perderlo. Io ho avuto email che ho citato da qualche parte, più di una. Mi ricordo questa ragazza, mi diceva: guardi, io è un bel ragazzo, è sportivo, è sexy, è intelligente, però mi manda queste email con scritto sono arrivato a Berlino, se saresti qui con me. E a lei passava veramente la poesia, e credo che questa coppia non abbia resistito
E lui ha detto, ma guarda che forse lui intendeva usare un interrogativo indiretto, cioè il se saresti, non era un periodo ipotetico, ma era, mi chiedo se, si può usare, sapete, un interrogativo indiretto, il se saresti. Allora, quindi va riletto, fondamentale. Un errorino è veniale, anche un errore, anche di ortografia. Arrivo a dire, imparate a non usare, lo so che è una forzatura per alcuni, il correttore ortografico. Usare il correttore ortografico è come nuotare col salvagente. E per imparare a nuotare bisogna prima o poi rinunciare al salvagente. Se vi abituate a non usare il correttore ortografico, vi abituate a scrivere correttamente. E a leggere è sufficiente. Siate i correttori ortografici di voi stessi. So che sembra una forzatura, ma è un esercizio meraviglioso e vi costerà molto poco, tra l'altro. Guardate che quando cercherete lavoro, io me ne sono occupato e ne ho scritto anche sul Corriere di questa cosa, parlando con responsabili di risorse umane del personale delle aziende, in Italia arrivano metà dei curriculum, vengono scartati perché sono pieni di errori di ortografia gravi. Io ricevo costantemente da ragazzi che fanno dottorati che mi chiedono che vogliono scrivere libri, stanno facendo tesi di dottorato, tesi di laurea, cose veramente imbarazzanti. Ieri per caso ero a Milano a colazione e mi ero seduto di fianco a Rosita Celentano, che è la figlia di Celentano, che ci siamo visti tanti anni fa. La ragazza è molto semplice, mi ha sentito chiacchierare più e le raccontava che quando ero bambino e suo padre era esplodeva il fenomeno, ero convinto che Celentano fosse una domanda, cioè sentivo da bambino, la televisione c'erano due canali, uno e due, che Celentano, Lentano c'era sempre, gliel'ho detto, questa mio papà piacerà moltissimo, ma un bambino di 6 anni può pensare a una cosa del genere, ma guardate che l'equivalente lo fanno i laureati, state veramente attenti a queste cose qua, perché ci sono cose, il qual è. Certo, uno, il qual è si scrive senza apostrofo, però chi lo scrive, ci sono alcuni che di proposito lo scrivono con l'apostrofo e sostengono che quella è la forma giusta, li potete difendermi dicendo che appartenete a una mia, ma questo è secondario, non sono questi gli errori gravi, ma ce ne sono alcuni, oppure le I mute in italiano sono destinate a scomparire sostanzialmente, lo sappiamo, però ci sono invece errori davvero imbarazzanti che dovete evitare. E infatti scriverlo esatto, come dicevamo, che è la quinta, il quinto consiglio. Voglio fare una prova. Scriverlo esatto. Questa è facilissima. Io do, come ti chiami? Io do un libro a Eleonora. Do, ci vuole l'accento o no? Allora, chi pensa che non ci voglia l'accento alzi la mano. Date il coraggio delle vostre. Chi pensa che ci voglia l'accento? Do l'accento. Beh, non ci vuole l'accento. Non siamo nel campo delle cose gravissime, ma l'accento non ci vuole. Eleonora mi dà il quaderno, ci vuole l'accento? No. No, perché c'è adatto in posizione che crea problemi. Quante B ha allibito? Bravi. Quante C ha affaccendato? Oh là là. Quante G ha echeggiare? Quante G come Giuseppe? Quante C come Cremona ha echeggiare? Qui vedo, allora, echeggiare. Quanti pensano che echeggiare abbia una C? Quanti pensano che echeggiare abbia due C? A una C. Repellere quante PA? Raccordare?
Quante ci ha? Bravi. Perché re e ri non raddoppiano e ra raddoppia sempre. Allora, sono, non so che sembrano delle sciocchezze, però gli errori, questi qua poi sono, sembrano nel campo veniali, però se non ne combina, ce ne sono di ben più gravi ovviamente. Allora, scriverò chiaro, anche qui non mi soffermo perché siamo un po' in ritardo e quindi, però è quello che dicevamo nel tweet, scriverò chiaro non per voi, il giudice della chiarezza non siete voi, sono gli altri, il prossimo. Il prossimo è un compagno di studi, la coinquilina, la mamma, il papà, il docente, il prossimo. Idea evangelica del prossimo. Il vero giudice della nostra chiarezza è il prossimo. Se sembra chiaro a voi e non sembra chiaro a qualcun altro, guai. Fondamentale, ed è una delle regole davvero base che vi voglio trasmettere, è una superbia insopportabile pensare di essere chiari e che qualcuno non capisca perché non è abbastanza colto, non è abbastanza intelligente, non è abbastanza giovane, quindi è vecchio, non può capire queste cose qui, non è abbastanza sveglio, uno può essere anziano, stanco, nervoso e su un vaporetto di Venezia, cioè proprio... Ma se hai in mano il giornale e io scrivo un articolo e non capisce, la colpa rimane mia, non posso prendere i trasporti a Venezia, con cui potrei avere altri elementi di discussione, ma non questo. Questo è un atteggiamento mentale che vi suggerisco, perché voi non sapete quanta gente è facile, una chiave, capisce, non può capire, non mi ha capito. So che l'abbiamo già detta sta roba, ma ve la martello in testa perché non ve la portate a casa. Scriverlo in modo interessante è altrettanto importante. Scriverlo in modo interessante vuol dire la scrittura, anche questo l'ho già detto, mi sembra la prima lezione, è una forma di seduzione. Si dice che in guerra e in amore tutto è consentito, io non sono sicuro. Però se vogliamo stare in questo proverbio, in questo modo di dire invecchiato male peraltro, aggiungiamo anche nella scrittura. Nell'amore, nella scrittura tutto è consentito, nella scrittura sicuramente tu devi sedurre, è una seduzione buona la persona che legge, devi tenerlo a ma anche se è, voi dite, ma mica tutte le volte si scrive un racconto, un romanzo, no, lo devi tenere avvinto anche se gli mandi un email di 4 righe, perché se comincia a essere lungo, noioso, la cosa che dovevi dire subito la dici dopo 5 righe, la scrivi sbagliata, la racconti, parti e fai un... Io ricevo da parte di persone che hanno intenzione di dedicarsi alla scrittura delle email che io vorrei, anzi forse lo farò la prossima volta, levo i nomi, portarvi e farvi vedere cosa dicevo io. E tra l'altro lo sanno perché come dice, caro Severino, mi perdoni ma non ho il dono della sintesi. Ma come puoi pensare? E poi non Hemingway poteva anche scrivere, sono sicuro che arrivava in fondo. Cioè più sei bravo, più ti puoi permettere di aggiungere qualche riga. La cosa interessante è che quelli veramente bravi le righe le tolgono. Un libro, no, avete già capito, ok? Se esiste la... ho appena detto ok, facevate caso. Se esiste, cioè forse ok è la parola più comprensibile del pianeta. Sei d'accordo? Forse sì. Ok è la parola più comprensibile del pianeta. D'altro ha un'origine, qualcuno sa da dove viene ok? Una per volta, sarà un altro, non si... Questa zero killed è una ipotesi, ce ne sono delle altre. È l'inverso di KO, knockout, qualcuno dice. No, invece pare che si derivi dai nomi di un candidato a una vecchia elezione, campagna elettorale nel Massachusetts nell'Ottocento. Che aveva il nome, adesso non me lo ricordo, che avevano queste iniziali e lui aveva riempito con le sue iniziali
e quindi sia, venga da lì. Dopo vari studi, comunque ci sono delle tesi di dottorato sull'origine di OK. Ecco, questi primi otto sono un po' le cose che Montanelli ha cercato di mettermi in testa. Torniamo, no, scusate, finiamo un attimo questa qua della scrivere in italiano. L'equivalente italiano esiste quasi sempre, cercatelo. Dicevo prima, durante il corso in Bocconi, da cui era nato quel libro, ero, dopo la prima lezione, ero così sconvolto dal numero di parole inglesi inutili che sentivo venire dai ragazzi, che avevo messo in mezzo un cestino, non distrarmela, parla te con tuta verde, e poi mi presti pure la tuta per la prossima volta, cosa dici, Giulia, può andare quel verdino lì? Avevo messo un cestino e chi usava una parola inglese inutile, perché c'era, usava cash quando c'era contante, usava trend quando c'era tendenza, usava background, c'è il retroterra che è perfetto, è lungo uguale, è la traduzione esatta, retroterra, fate questo sforzettino. Guardate che l'abuso dell'inglese è davvero, dico una frase basta, che potrei stare qua fino a Natale, essendo forse essendo il giornalista, forse anche lo scrittore, su questo tema ha dedicato più tempo, più pagine e tutto. Però, quindi, siccome siamo gioco della sintesi, sintesi anche qua, guardate che l'abuso dei termini inglesi è dovuto a pigrizia, moltissimo, provincialismo, esibizionismo, non sono belle cose. E quindi non è snob, che è una parola che non è più inglese ma è italiana, quindi potete usarla tranquillamente, e che poi ovviamente viene dal latino, però l'abbiamo reimportata da là come tante altre. Guardate che non è snob cercare l'equivalente italiano. Ci sono dei casi in cui è possibile, voglio dire, non è che dico, non lo so, passami il topolino, cos'è? Per dire dammi il mouse, giusto? Tra l'altro mi hanno detto che in Spagna si chiama ratonna, proprio il mouse del computer, quindi la dimostrazione, e la chiocciola ha in tutte le lingue, ha una varietà di nomi, spesso di animali, curiosissimo. Però insomma fate questo sforzo e mi raccomando. E questi primi otto erano i consigli di Montanelli. Non calpestate i congiuntivi, di nuovo sul congiuntivo ci sarebbero tantissime cose da dire, sono state montate intere campagne sull'importanza del congiuntivo, ma usare il congiuntivo vuol dire avere il cervello con le marce. Cioè, evitare i congiuntivi e stare sempre sull'indicativo vuol dire avere il cervello col cambio automatico, marcia unica, come i motorini. Ve lo ricordate? Ecco, quello lì è il congiuntivo, è un cervello con le marce, con i rapporti. Io credo che il vero problema del congiuntivo italiano sia più sociale, culturale, che grammaticale, sintattico, linguistico. Traduco, il congiuntivo è la lingua del dubbio, in questo paese tutti sanno tutto, questo è un vero problema. Tra l'altro il congiuntivo qualche volta si può evitare, ci sono numerosi esempi anche in letteratura di congiuntivi sono stati evitati, si può evitare, questo non è dalla letteratura, lo dico io ho scritto, dico, e ho avuto delle discussioni anche con linguisti importanti che non hanno contestato, ma io testardo sostengo, io penso che i ragazzi di Ca' Foscari sono formidabili, no, io penso che i ragazzi di Ca' Foscari siano, no, ma io sono certo, allora di sono certo, no, c'è una lieve variazione semantica, cioè io uso la parola penso, ma penso, e ci sono molti esempi, di fatto vuol dire ritengo, sono arrivato alla conclusione, quindi penso che ha una leggera variazione di significato che quindi sopporta, tiene, regge l'indicativo. Io, lei dice a lui, dopo che lui ha portato fuori lei la sera e ha fatto il cretino tutta la sera con una sua amica venuta da Milano a trovarla a Venezia, lei è uscita con lui e lui ha fatto tutta la sera il cretino. Lei torna a casa e gli dice, al ragazzo, io penso che sei un cretino.
cioè lei è arrivata già alla conclusione, sia un, io penso che tu sia un cretino, lascia aperta una spiraglio che lui non sia un cretino. Ma la ragazza correttamente è arrivata alla conclusione e quindi allora dice, poteva dirgli sei un cretino. No, perché sei un cretino è una dichiarazione assoluta, è una, potresti non essere, però io ti assicuro, io, soggetto della frase, sono arrivato alla conclusione che tu sia un cretino. Quindi, se sono la conclusione è quella che sei un cretino, è chiaro, quindi usatelo e difendetelo, non è che tutte le volte, anche perché, ripeto, ci sono molti casi in cui anche in letteratura i congiuntivi sono stati evitati. Vediamo qua, vi faccio un piccolo test, vediamo un po', però questa volta lo faccio individualmente, se no vi nascondete. Per esempio, guardate, Inferno di Dante, canto decimo, verso 54. Credo che sera in ginocchi elevata, non si fosse, ma sera. Tredicesimo canto, credio che i credette ch'io credesse. Nel paradiso, secondo, credo che fanno i corpi rari e densi. Ventisettesimo, e tale eclissi credo che in ciel fue, non fosse, fu. E nel trentatreesimo, credo che io vidi. Poi ho messo anche insieme a Dante, ho messo l'Italia di Ciputi, perché Ciputi dice, come classe operaia ci snobbano la grande, Ciputi. Che te l'avevo avvertito, Lambrazzi, che se ci facevano entrare al club era per criticarci i calzini. Ecco, mi piace Ciputi, lo messo con Dante. Allora, non se ci avessero fatto entrare, se ci facevano, ma Ciputi. Però Ciputi potrebbe anche difendersi dicendo che l'ha fatto Dante. Gli esempi, ripeto, sono molti. Vi faccio un piccolo test, vediamo chi è pronto. Chi è l'autore di questo periodo senza congiuntivi? Ve lo leggo, è brevissimo. Cercò di occupare il regno di Napoli e se non era rotto e morto all'Aquila gli riusciva, ripeto, cercò di occupare il regno di Napoli e se non era rotto e morto all'Aquila gli riusciva. Chi l'ha scritto? A. Niccolò Machiavelli, dell'arte della guerra, 1521, a dimostrazione che il periodo ipotetico con due indicativi imperfetti, quindi se non era rotto e morto gli riusciva, che il periodo ipotetico con due indicativi imperfetti al posto del congiuntivo e del condizionale è in uso da secoli. 2. Matilde Serao in un Elzeviro sul Mattino 1895, convinta che la scrittura giornalistica dovesse talvolta sacrificare la sintassi per avvicinarsi al lettore popolare. C. Paolo Bonolis, Affari tuoi 2005, nel tentativo di descrivere la rivalità tra due concorrenti, un abruzzese e un partenopeo. La frase è: cercò di occupare il regno di Napoli e se non era rotto e morto all'Aquila gli riusciva. Allora, chi vota per Niccolò Machiavelli? Chi vota per Matilde Serao? Chi per Paolo Bonolis? Anche Bonolis ha i suoi fan, è stato Machiavelli, va bene, e gli esempi sono molti, quindi non devi diventare un'ossessione, cioè se voi al termine di queste nostre lezioni io scopro che uno di voi si è messo a mandare lettere ai giornali di carta con su stimato signor direttore, facendo le pulci sugli errori di sintassi dei giornalisti, vi vengo a cercare. Quindi io non voglio creare dei mostriciattoli pignoli, voglio impararvi, voglio insegnarvi la gioia della scrittura corretta e della bella sintassi che portano la chiarezza e che le eccetera, eccetera. Questo è il punto di un ragionamento sulla scrittura sintetica, non farvi voi dei pignolini odiosi o dei grafomani appunto che mandano in giro. Però è importante. Allora, 10, non gettate oggettive dal finestrino. Qua il discorso sarebbe lungo, non abbiamo il tempo, siamo rapidi. Per introdurre l'oggettiva, di solito la lingua italiana prevede il che.
io penso che tu sia bravo, io vorrei che tu andassi a Mestre se rimanessi lì. La questione è che il che italiano, se ci pensate, traduce, pensate in inglese quante parole inglesi, parole, vocabolo inglese traduce, si traducono con che italiano. Vediamo se ce ne viene in mente qualcuno, avanti. That, poi? Who? Which? What? Anche then, nel comparativo per esempio, in qualche caso. Allora, l'eliminazione scientifica del che deve essere uno degli grandi obiettivi della scrittura efficace. Il che vuol dire, eliminare un che vuol dire eliminare tre inutili lettere e vuol dire rendere più veloce la scrittura. Il che è un flagello della lingua italiana perché si infila dappertutto. Se posso darvi un consiglio, che deve essere un'altra regola da portarsi via di qui, è mai due che nella stessa frase, per nessun motivo. Rompete la frase con i due punti, che spesso sostituiscono il che, danno velocità, poi parleremo dei due punti e ritmo alla frase. Io penso che l'amico che mi ha portato a casa era uno sciocco, è pesante. Io penso, due punti, l'amico che mi ha portato a casa era uno sciocco, è meglio. Io penso che l'amico con cui sei arrivato è proprio la presenza dei due che. Quindi per l'oggettivo in particolare imparate a usare i due punti, cui arriveremo anche se temo che non facciamo in tempo. Spegnere gli aggettivi possono causare interferenze, l'avevamo già detto, ricordate, un aggettivo è sufficiente, il secondo annacqua il primo, il terzo annacqua i primi due, il quarto rovina tutto. Scegliete con cura i vostri aggettivi, ce ne sono 25.000 nella lingua italiana, prendete quello che piace a voi, ma non esagerate, l'eccesso di aggettivi indebolisce quello che volete dire. Non dare da mangiare le maiuscole, se esiste un'alternativa tra maiuscola e minuscola, usatela minuscola, è una cosa anche estetica, la maiuscola distrae. La maiuscola è enfatica in un paese enfatico. Allora, ragionate, qualche volta è necessario per la chiarezza. Se stato, spesso è utile metterlo maiuscolo perché altrimenti sembra il participio passato di stare, giusto? Montanelli scriveva paese per affetto o così per tradizione con la P maiuscola per distinguerlo dal paese, che è il village. Ognuno, ecco, prima di tutto siate coerenti, cioè se voi decidete di usare il paese in quel modo, sì, però state veramente attenti a due tipi di maiuscole, che io le chiamo le maiuscole servili. Scrivere: caro Beppe Severgnini, è stato un piacere ascoltarla con la la grande, neanche sotto tortura. Ascoltare, quando se andate in ufficio lavorerete, vi costringeranno a dire no, quando si rivolge al cliente bisogna scrivere aspettiamo di risentirla, oppure ci auguriamo di potervi servire ancora, e queste robe qui non fatele. Un'altra maiuscola servile è la minuscola di chi tenta di pompare, una forma sostanzialmente di doping linguistico. Siccome si è reso conto che non ha scritto cose interessanti o importanti, cosa fa? Pompa, sperando che le maiuscole diano quell'importanza, quello che scrive, che non ha. Quindi scrive: siamo di fronte alla storia, S maiuscolo. Oggi la tradizione, T maiuscola, della Repubblica, R maiuscola, è davanti a noi, punto. Ecco, per favore, no. Cioè, le maiuscole vanno utilizzate solo quando sono obbligatorie, per esempio sempre dopo il punto fermo e nei casi evidenti, se scrivete Marini con la M maiuscola sappiamo di che stiamo parlando, se scrivete Marini
con la M minuscola stiamo parlando di, non lo so, dei pattini o dei gabbiani, cioè un aggettivo riferito a loro, ecco. Quindi è evidente, però la regola è: le maiuscole sono se strettamente indispensabili. Slacciate le metafore di sicurezza, le metafore vanno usate con grande cautela e, se e dovete inventarne di nuove. Dire io ho scritto, descrivendo la mia generazione, nata nella seconda metà degli anni 50, che siamo una generazione che spiegavo che noi giocavamo su l'ultima generazione a giocare da piccolissimo con i giocattoli di latta, che poi ha diventato la plastica nei primi anni, signora, lo capiamo un po' qua, ma insomma, però lei ha confessato, ha fatto praticamente la carta d'identità, così dice, se lo ricorda. Poi è arrivata la plastica, i bambini nati già nel 62-63 hanno giocato con la plastica, perché noi i nostri giocattoli facevano un rumore bellissimo, cioè un'automobilina di metallo picchiata con un birillo aveva un rumore bellissimo, tagliavano, beh, però erano giocati. Allora, io ho scritto, siamo una generazione di latta cresciuta da generazione che ha dimostrato una volontà, no, cresciuta da genitori con una volontà di ferro e nervi d'acciaio. Allora, mi sono buttato sulla metallurgia, però ho fatto un ragionamento, era, quindi lei ha sorriso, come ti chiami? Ecco, Giovanna, vuol dire, hai fatto un sorrisino a quest'ora, vuol dire che comunque ti è piaciuto, perché la sono inventata io, non l'ho letta da un'altra parte. Le metafore vanno evitate, quelle che avete già letto, inventatene di nuove. Fate lo sforzo. Si sta come... mi sentivo come una foglia sugli alberi d'autunno. Basta! Dopo Prévert, Montale, Ungaretti, basta! Le foglie dal punto di vista linguistico non hanno smesso di cadere dagli alberi. È finita, abbiamo dato. Inventate, ci sono bellissime metafore della precarietà. Si sta come uno stagista alla fine del terzo stage. Precarietà, si sta come Bersani stasera, questa è nuova, in vista della citazione rallentate, poche citazioni, poche controllate, controllate non è un imperativo né un esortativo, bensì un participio passato, quindi dovete averle controllate, usarle, essere adatte, possibilmente mai più di una citazione. Io parlo di un uso normale, non accademico, perché uno può, però non esagerare, una per pagina, e siamo veramente a livello di guardia. C'è gente, la citazione è saggezza rubata, è intelligenza di qualcun altro. Spesso nei libri ci sono le epigrafi, e sono bellissime, e per forza le ha scritto Adorno, le ha scritte Pascal, le ha scritte Dostoevskij, poi purtroppo comincia il testo e vedi la differenza, quindi state attenti. E comunque, essendo saggezza rubata, il derubato va sempre nominato, quindi è gravissimo rubare le citazioni, e invece è una cosa abbastanza comune. Evitate i colpi di sonno verbale. Vuol dire che ogni tanto qualcuno si impigrisce, fa delle cose immonde, avrei molti esempi ma non abbiamo tempo. L'ultimo che esce chiude il periodo, cioè bisogna ricordarsi di chiudere le frasi, uscire da un periodo e anche uscire da un testo è importante quanto l'ingresso. E stranamente la più bella citazione che conosco è una frase di Emerson, che è un saggista e poeta americano, non c'entra con il calciatore, che era: I hate quotations, tell me what you know. Odio le citazioni, dimmi quello che sai. Vediamo di chi sapete di chi è questa citazione. Ma la tua dignità non c'entra, la custodisco come un bene prezioso nel mio cuore, anche quando dalla mia bocca esce la battuta spensierata, il riferimento galante, la bagatella di un momento. Di chi è questa citazione? Ugo Foscolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, 1802, Nathaniel Hawthorne, La lettera scarlatta, 1850, Silvio Berlusconi, Lettera alla moglie Veronica, 2007. Di chi è? Di chi era? Eh?
Berlusconi. Sì, era la lettera alla moglie. Ma la tua dignità non c'entra, la custodisco come un bene prezioso nel mio cuore, anche quando dalla mia bocca esce la battuta spensierata, il riferimento galante, la bagatella di un momento. Io non escludo che gli alimenti che gli ha chiesto la signora dipendano anche da aver ricevuto queste cose. Però, allora, io farei una cosa, io adesso chiudo perché sono 11:30, avevo gli sms, per oggi è una giornata così, però insomma mi sembra che abbiamo fatto, c'era tanta sostanza. Io adesso propongo questo, guardiamo solo, perché domani ripartiamo di qua, anticipiamo la parte su Twitter perché io sulla punteggiatura voglio farvi un po' il discorso, quindi domani esordiamo così, domani mattina qualcuno di voi mi porta un testo, qualcuno a caso, Giovanna perché l'ho citata, lei perché si è distratta, te lo fai preparare da lui, e poi un maschio, vediamo, uno che guarda dall'altra parte sperando che non lo becchi, no, allora un maschio a scelta, fate voi quello che volete, tu. Sì, allora, un testo breve, lo scrivete come volete, un commento alla lezione di oggi, io sono pronto a accettare quello che verrà, va bene? Dovete sapere che quando ho fatto un corso a Pavia, io faccio ogni 2 anni una cosa all'università, mi piace, nel 2002, ero nel 2003, poco nel 2002 a Pavia, è successo che dopo la prima lezione, era un corso sulla globalizzazione, una cosa interfacoltà, era una bella cosa, dopo la prima lezione mi arriva un'email anonima, con scritto la cronista misteriosa, di una ragazza che prendeva in giro me e tutti quelli presenti, facendo la cronaca della lezione, ed era esilarante, al punto che poi ogni lezione, e io dicevo, a terza lezione ho dovuto leggerla, e ogni volta non cominciavano se io non leggevo la cronaca della cronista misteriosa, e la ragazza era di una bravura assoluta, e io ho detto, guarda, io ti segnalo un giornale, sembra, allora, adesso stiamo qua finché tu non sbuchi fuori, niente, non è mai uscita, non si è mai fatta vedere, non si è mai fatta vedere, poi ho saputo per via traverse chi era e ho scoperto che è andata avanti e di fatto ha fatto così, era bravissima, quindi voi non dovete imitare la cronista misteriosa, dovete scrivere una decina di righe a testa. Allora, come ti chiami? Luca, Giovanna? Non ci sei? Lui? Le mando una mail se vuole. Va bene? Bisse Vernini? Siamo in streaming ancora, dopo. Allora, va bene? E domani guardiamo e vediamo i 3 che devono scrivere e tutti voi, i miei consigli sono questi, però domani li spieghiamo. Dobbiamo chiudere qua, ci sarebbe stata la parte sugli sms, però lo facciamo domani brevemente prima di Twitter. Allora, il punto è il soldato semplice della punteggiatura. La Virginia virgola subisce fin troppe attenzioni. Il punto e virgola è il più piccolo manifesto ideologico mai scritto. I 2 punti sono un'agenzia di viaggi nascosta nel periodo. Se non le ho rubate, sono mie. Se volete rubarmene, potete farlo, ve le regalo. Il punto esclamativo è una tentazione e alle tentazioni bisogna saper resistere. Crivio. Il punto di domanda pone diversi interrogativi. Le parentesi sono come l'aglio, le lezioni dei parenti, ci vogliono ma è meglio non esagerare. Il trattino è il cenerentolo dell'ortografia. Mi piacciono anche questi qua. I puntini di sospensione sono la varicella del periodo. Le virgolette sono signorinette pericolose. Quando qualcuno dice, le virgolette ragazzi sono quelle soprattutto cautelative, chiamiamole, sono una forma di vigliaccheria verbale. Quando la gente non sa cosa scrivere, prende una parola a caso, poi ci mette, io l'ho scritto ma veramente non c'entro. Era, non sei un po' porcellino, tra virgolette, faccia miseria, stai dando, allora abbi il coraggio delle tue azioni. Allora,
Le virgolette cautelative sono offensive, sono una forma di ignavia. C'è solo una cosa più grave delle virgolette cautelative scritte: quelli che parlano facendo come se facessero il solletico a Ibrahimovic. Se fanno così, tagliategli le dita, zah, mordetegli, no, mordete. Uno fa così, poi senza dire niente, non lo fa più nella vita. È molto importante. E il saluto finale, visto che lo lasciamo a un grande scrittore che abbiamo citato l'altra volta, io avevo letto un pezzo della sua bellissima, strano racconto, conversazione con Marilyn Monroe, e che è davvero una cosa che dovete portarvi dietro, ed è questa: scrivere ha le sue leggi della prospettiva, della luce e dell'ombra, proprio come la pittura o la musica. Se sei nato conoscendole, bene, se no imparale, poi sistema le regole perché facciano al caso tuo. Quindi tutto quello che vi ho detto, se vi va bene lo usate, se no lo buttate o lo sistemate. A domani.